Quando ho letto il manifesto del lavoro ben fatto, non ho aderito ad una visione, ma ad un why, ad un perché. Mi sono riconosciuta come guardarmi allo specchio, cioè hai reso visibile quello che i greci chiamano eudemonismo, i giapponesi l'ikigai, il viaggio naturale della vita. Insomma, dentro questo approccio ci stanno tantissime visioni che nascono dal perché. E tu e voi nel libro, tu e Luca, iniziate proprio con farsi questa domanda del perché, un po' richiamando per quello che ho letto io, Simon Sinek, no? Del cerchio, del Golden Circle e della nostra fisiologia e del cervello. Insomma, il perché deve diventare sempre più importante se vogliamo arrivare a quella visione di cui stavi parlando poco fa. Sì, il perché sicuramente è una tappa fondamentale perché è il discorso un po' che si faceva prima dei bambini del sogno, è la stessa cosa, nel senso gli diamo nomi diversi, ma alla fine è quello, è un obiettivo. Ci dobbiamo impegnare per portare a termine, a compimento l'obiettivo. Naturalmente poi ci sono due cose che sono collegate ma anche separate tra di loro, cioè l'approccio e il risultato, perché per l'approccio dobbiamo essere integerrimi, deve essere fatto assolutamente bene e come deve essere fatto. Naturalmente il risultato non sempre dipende da noi, perché sul risultato influiscono tanti fattori esterni, quindi è là il discorso che si faceva pure prima del riconoscimento morale, economico, eccetera. Cioè, alla fine tu lo fai per te stesso, quindi l'approccio. Il risultato non dipende da te, però se tu già lo fai per te stesso e l'hai fatto bene, sei prima di tutto una persona felice. Se sei felice, sei comunque mediamente realizzato. Se sei realizzato, anche i rapporti con gli altri sono migliori e alla fine è una società che è più sostenibile, per tornare al discorso della sostenibilità.